Buonasera a tutti, siamo all'interno di Palazzo Ducale, nello spazio Informa Giovani. Abbiamo qui con noi... Sono Spedindio Graziella, la responsabile delle politiche giovanili del Comune di Genova. Siamo qui in un evento che si chiama WhatsApp Genova, che è un evento promosso dall'assessorato Scuola Politiche Giovanili, Scuola Biblioteca e Politiche Giovanili e dall'assessorato Cultura del Comune di Genova. Grazie anche alla collaborazione di Palazzo Ducale, Fondazione della Cultura e di altri collaboratori come ad esempio il Job Center, siamo riusciti a mettere in piedi questo evento, che è un momento di visibilità di quella ricchezza di giovani realtà genovesi che approcciano al mondo del lavoro, della socialità, dell'educazione in un modo nuovo e diverso. È una scommessa che vuole far vedere che a Genova i giovani ci sono e che hanno idee che sono anche idee che possono far crescere la comunità. È un evento che cerca di mettere insieme senior, quindi persone che hanno esperienze, con giovani e nuove esperienze che affacciano nella nostra realtà. È un evento che dove voi potete poi vedere, ci sono diversi spazi espositivi dove le realtà si possono raccontare e far vedere dalla stampa tridimensionale alla robotica, a boschi vivi, a ghinghinelli, a modi diversi di gestire queste realtà e dove abbiamo anche messo, dove le stesse realtà mettono in scena laboratori per bambini, mettono in pista anche delle consulenze ad esempio sulla mobilità internazionale, abbiamo PECO, abbiamo IEST, sono 30 realtà giovanili che vogliono far vedere a Genova che ci sono e che hanno competenze e conoscenze che possono essere messe in gioco per far crescere la città. La scommessa è proprio questa, creare dei terreni fertili di contaminazione dove realtà possano incontrarsi, confrontarsi e crescere e dove, come dire, in uno scambio anche generazionale si possa mettere insieme passato e futuro per vivere al meglio il nostro presente. Va bene, la ringrazio. Siamo qui con Daniela Poggi, che è la responsabile del centro Informa Giovani e che ci spiegherà che cos'è WhatsApp. Allora, WhatsApp intanto vuol dire, non è l'applicazione, ma vuol dire che cosa c'è a Genova. E questa iniziativa è nata per dare visibilità a quelli che sono i progetti dei giovani. Se non prendiamo in considerazione i progetti dei giovani, la nostra città non cresce, non si sviluppa. E quindi l'idea è stata proprio quella di mettere in evidenza questi progetti, e questi sono tantissimi progetti, tantissime attività che si svolgono in queste due giornate, oggi pomeriggio e anche domani mattina e domani pomeriggio. È un insieme di laboratori, di esposizioni, di performance che vengono realizzate a loro volta dai giovani. Ci sono anche dei giovanissimi ragazzi dai 13 ai 18 anni che fanno esposizioni, che fanno performance musicali. Questo tanto per fare un esempio, ma ce ne sono anche altri. L'importanza di questa attività ha fatto sì che noi realizzassimo questo progetto progettandolo con loro, perché la cosa per noi importante era quella che fossero loro a portare avanti quelle che erano le loro caratteristiche e quindi fossero effettivamente protagonisti. Per fare un esempio, attività che sono nell'esposizione sono per esempio la robotica, la realizzazione con la stampante in 3D di oggetti, poi abbiamo invece cose molto interessanti come sensori per evitare lo sviluppo degli incendi, questo solo per citare due aspetti. Abbiamo per esempio un'innovazione dal punto di vista dell'agricoltura, quindi ci sono dei giovani che lavorano coltivando lo zafferano e utilizzando anche delle nuove modalità di distribuzione di questo prodotto, che viene prodotto in bottigliette. Quindi abbiamo una grandissima varietà e molti aspetti innovativi. E ora ci avviciniamo esattamente in uno stand
chi sono questi ragazzi? Loro sono Walk the Line e sono coloro i quali hanno ai quali è stato assegnato il compito di realizzare quelli che sono i murales nei piloni della sopraelevata. Ne hanno fatto alcuni e quindi poi magari chiedete direttamente a lei di che cosa si tratta, e hanno tra l'altro maturato un'esperienza molto forte in confronto anche con altre realtà internazionali. Si chiama lei? Emanuela Caronti, sono una delle curatrici del progetto Wall the Line e faccio parte dell'associazione Linkin Art, che insieme a Page, Trashers e Magellano stiamo portando avanti questo progetto. Che cosa avete realizzato qui a Genova in particolare? Allora, abbiamo iniziato 2 anni fa con alcuni interventi murali non legati alla sopraelevata nella zona dei Giardini Luzzati e alcuni a San Pier d'Arena. E ora invece da giugno dell'anno scorso abbiamo iniziato con i piloni, ne abbiamo realizzati 4 con 2 artisti internazionali e 3 artisti locali. Questi sono i gadget che hanno come soggetto quello che è stato rappresentato sui piloni, e insieme a Oimemi e Micocca Design, che sono 2 realtà genovesi, realizziamo poi questi oggetti cercando cura nel materiale, tutto cotone organico, e sono serigrafate a mano, e gli oggetti fatti con la stampante 3D sono invece fatti con plastica riciclata, quindi cerchiamo di avere anche attenzione poi verso questi temi che comunque sono molto sensibili e ci teniamo molto. Che requisiti ci vogliono per saper fare un murales? Che tipo di studi? Un liceo artistico minimo? Ma sì, allora, gli artisti arrivano da formazioni molto differenti, alcuni da licei artistici e scuole d'arte, altri invece vengono dalla strada proprio e comunque hanno fatto pratica di notte sui treni o in posti abbandonati e poi hanno sviluppato però i loro percorsi artistici arrivando ad avere comunque una qualità molto elevata. Perché... E il progetto è su dei 100 piloni saranno 50 realizzati da artisti locali, per far uscire e emergere i giovani cittadini, e 50 invece saranno fatti da artisti provenienti da tutto il mondo, quindi di fama già internazionale e affermati. Quindi sarà un bel confronto vederli poi insieme. La ringrazio. A voi. E ora siamo nella stanza con i vari stand espositivi e abbiamo qui con noi Camilla Novelli della cooperativa Boschi Vivi, una giovanissima cooperativa che fa un servizio un po' particolare, ovvero integra servizi cimiteriali con servizi forestali. Cosa vuol dire? Recuperiamo aree boschive in abbandono e diamo la possibilità di dispergere le ceneri appunto nell'area boschiva tramite l'intitolazione di un albero. Il servizio è sia per animali sia per persone e a breve sarà attivo. Va bene, grazie. Sono Andrea Macario, community manager di Condiviso, società cooperativa. Siamo una cooperativa e un co-working dove le persone possono venire a lavorare da noi, affittano stanze, scrivanie, ma soprattutto con tutti quelli che vengono a lavorare da noi condividiamo progettualità, progetti, organizziamo formazioni e in particolare a questo giugno faremo questo evento, che è un evento che abbiamo progettato noi di Condiviso in collaborazione con UBOT e Zone Portuaire. E questo è un progetto di rigenerazione urbana per l'area della Darsena, che è l'area dove viviamo. Questo qua è il nostro spazio, una cartina del primo piano del nostro spazio, e noi viviamo questo territorio e stiamo cercando di portare le autorità e i privati che lo vivono a cercare di rigenerarlo, e anno dopo anno stiamo andando avanti. Questo giugno ci sarà la 3ª edizione di Evento Bastimento. I nostri servizi vanno dalla comunicazione per le imprese, all'immagine coordinata, alla ristrutturazione di interni, al light design. Cerchiamo di mettere insieme, fare massa critica, tutta una serie di professionisti che insieme possono costruire progettualità molto più ambiziose e che qua a Genova a volte mancano. Grazie. E ora abbiamo qui con noi Valentina Cappanera della cooperativa Ziguele.
E noi ci occupiamo di divulgazione ambientale. Il fulcro della nostra attività sono le visite guidate alla tonnellata di Camoglio, un sistema di pesca storico, sostenibile e selettivo nel parco marino di Portofino, e una trasmissione in streaming dai fondali dell'area marina protetta di Portofino. E, ovvero c'è un subacqueo che si immerge in un sito dell'area marina protetta con una telecamera, riprende tutti gli organismi che incontra e in contemporanea, mediante una connessione internet, c'è un biologo che spiega e interagisce con il subacqueo direttamente al pubblico con cui si trova a contatto. È un'attività che funziona soprattutto con le scuole. Bene, avete anche un sito dove possiamo attingere delle informazioni, i vostri programmi, le visite guidate? Certo, il nostro sito internet è www.ziguele.it, poi abbiamo anche una pagina Facebook, Ziguele, e Twitter, Ziguele for Sea. Grazie mille. Grazie. E adesso passo la parola a... Sonia Travenzoli, io mi occupo della comunicazione per Social Hub Genova, che è un incubatore di impresa sociale. Noi ci occupiamo di dare supporto a chi ha nuove idee di impresa o chi ha appena avviato un'impresa e li accompagniamo sul mercato. Abbiamo uno spazio co-working e abbiamo la possibilità quindi anche di ospitare chi ha bisogno di uno spazio e quindi di fare rete e lavorare con altre persone. Siamo un consorzio di cooperative sociali che si sono unite con degli altri soggetti sia del sociale sia del privato e cerchiamo di supportare le nuove imprese per creare nuovo lavoro a Genova. Va bene, grazie.